Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. È in corso la vaccinazione per gli over 60 in generale, però mi interessa parlarvi dell'ultima fascia di età che è entrata nella vaccinazione, che sono i 60-69 anni, quindi questo decennio, e stiamo parlando di esattamente 603.210 persone. Voi sapete che è da poco che abbiamo aperto. Di queste 63.210 persone, cittadini veneti, questi sono dati ovviamente Istat ufficiali, 603.000, scusatemi, 182.127 sono già state... Allora, ripeto, la corte, cioè la popolazione, è 603.210. Che hanno già avuto una prima vaccinazione sono 182.127. Ad oggi di prenotati ne abbiamo 176.191. Vi dico questi quattro dati per farvi un ragionamento. Di prenotazioni libere ne abbiamo 52.018. Allora, la prima considerazione è questa, che tra i vaccinati 182.000 e coloro che si sono prenotati, noi comunque rispetto alle previsioni passiamo il 60% di 60-69 vaccinati. Qual è il tema che pongo oggi e che lo porranno anche domani i direttori generali in una conferenza stampa? Abbiamo 52.018 spazi in agenda che ad oggi non sono occupati e sono a valere da questo istante. Ne abbiamo pensato un migliaio più o meno nella giornata di oggi al 19 di maggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio appello a tutti gli over 60, arriviamo fino ai 111 anni, ma per carità è stata anche vaccinata la nostra cittadina di 111 anni, ma dico soprattutto a coloro che hanno dai 60 ai 69 anni e comunque coloro che sono in questa età di vaccinazione, di provvedere quanto prima, se hanno deciso di vaccinarsi, a prenotarsi, perché non escludo che questa sia l'ultima chiamata tra oggi e domani. Dopodiché apriamo una nuova categoria vaccinale. Uno può dire, a me cosa interessa? Interessa perché nel momento in cui tu ampli la popolazione, finisce poi che magari il sessantenne che ha più diritto, il settantenne che ancora non si è vaccinato, fra l'altro i settantenni sono già il 72% di risposta vaccinale, quindi sono già assolutamente, abbondantemente vaccinati. I sessantenni, il settantenne rischia di trovarsi in un mare magnum di cinquantenni che è un mare magnum imponente e quindi faticherà molto a risalire la corrente per riuscire a vaccinarsi. Allora noi vorremmo evitare che si crei poi questa difficoltà, perché non siamo in grado poi di garantire corsie preferenziali, perché la vaccinazione funziona così. Noi anche oggi, se vi interessa, l'ultima 24 ore abbiamo fatto 41.688 vaccini. Nel corso di questa settimana, vista la riduzione importante in tutta la regione di prenotazioni per la vaccinazione da parte delle persone nate di età dai 70 ai 79 anni, quindi dicono che sono poche queste persone in rapporto ai potenziali, alle potenziali persone da vaccinare, sono state aperte le prenotazioni anche alla fascia di età da 60 a 69 anni. Pertanto, già da questa settimana e nelle prossime due o tre settimane, l'attività vaccinale è rivolta essenzialmente alla popolazione over 60 e alle seconde dosi. Continueranno a essere riservati comunque posti per la vaccinazione delle persone con gravi disabilità o con gravi patologie, persone definite estremamente vulnerabili. Inoltre è stata aperta la possibilità della prenotazione anche a chi li assiste, a queste persone, e ai familiari conviventi.
appunto queste persone sono quelle con grave immunodepressione o disabili gravi, legge 104 articolo 3,3. Ricordo, dice, che per effettuare le vaccinazioni questi ultimi, cioè i conviventi, le persone che li assistono, devono autocertificare la loro condizione, ma questo si trova anche nella documentazione che poi troverete lì al centro vaccinale. Mi è stato chiesto a più riprese quando apriranno i centri anziani, i centri sociali aggregativi, insomma, ecco, ancora noi purtroppo non abbiamo disposizioni in tal senso, oggi tecnicamente dovrebbero stare all'aperto, e quindi aspettiamo ancora qualche giorno e poi vi darò comunicazione anche rispetto a questo. Al momento, ripeto, non ci sono comunicazioni ufficiali. Ho avuto modo di dire che sono arrivate invece delle note da parte della prefettura di come organizzare gli spazi all'esterno dei pubblici esercizi per le somministrazioni, bar, ristoranti, eccetera. Ecco, le indicazioni sono piuttosto precise e quindi in tal senso ho deciso di fare una video call per tutti gli esercenti che si terrà venerdì 7 maggio alle ore 16. Coloro i quali volessero partecipare e non sono magari soci o iscritti all'ASCOM, il quale si è impegnato a mandare una lettera ai propri soci, appunto, scriva pure a sindaco@comunesanmichele.it e mandi il suo numero di cellulare e noi inoltreremo la mail di risposta con il link per accedere a questa video call, che, ripeto, si terrà venerdì 7 maggio, dopodomani, quindi alle ore 16. Si è riunita oggi una conferenza dei sindaci della Venezia Orientale sui lavori della terza corsia in A4, una richiesta urgente di incontro che è arrivata dal sindaco di Portogruaro Florio Favero, che ha espresso la viva preoccupazione per la mancanza dei fondi per completare la terza corsia dell'autostrada nel secondo e terzo sublotto del secondo lotto, il tratto di 25 km che collega Portogruaro a San Donà di Piave. L'assenza di finanziamenti specifici per questa opera è stata confermata dallo stesso presidente di Autovie Venete, Maurizio Panizzint, che è intervenuto nell'assemblea dei soci per la presentazione del bilancio d'esercizio 2020. Abbiamo appreso che mentre procedono speditamente i lavori tra Alvisopoli e Portogruaro, la cui conclusione è prevista a fine 2022, per i restanti due sublotti, ha detto Favero, mancano i fondi e quindi i lavori sono sospesi, così come sospesa la realizzazione del nuovo casello tra Alvisopoli e San Michele a Tagliamento. Questo è un vero dramma per il territorio. Chi di dovere deve attivarsi per trovare i finanziamenti necessari alla conclusione di un'opera così importante. Innanzitutto c'è un problema di sicurezza. In questi anni e anche negli ultimi giorni ci sono stati numerosi incidenti, anche mortali, in questo tratto. La terza corsia e il nuovo casello sono fondamentali anche per ragioni di tipo economico. Il territorio, che vive come altri le conseguenze drammatiche della pandemia, ha bisogno di questa infrastruttura. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo. La conferenza dei sindaci si è riunita con urgenza in videoconferenza e ora intende redigere una risoluzione da inviare agli enti competenti, in primis il Ministero delle Infrastrutture, il commissario per l'emergenza della A4 e Autovie Venete, affinché si finanzino e si realizzino al più presto le opere. Ho partecipato all'assemblea degli azionisti nei giorni scorsi, ha detto invece il sindaco di San Donà, Andrea Cereser, che detiene una piccola percentuale di quote societarie di Autovie. Nell'occasione ho sottolineato che accanto alla tabella dei positivi dati economici sarebbe opportuno presentare un grafico sulla mortalità e sul numero degli incidenti. Questa storia va avanti da decenni e ora che tutte le forze del territorio si facciano carico del problema e lo pongono in maniera unanime come priorità, parliamo di sicurezza e vite umane. Il sindaco di Portogruaro e il collega di Gruaro, Giacomo Gasparotto, si stanno ora attivando anche per riprendere in mano il tema della viabilità complementare alla provinciale 251, oggetto nel 2010 di un accordo di programma fra i due comuni, la regione e la provincia di Venezia, il comune di Gruaro e il consorzio di bonifica, che prevedeva anche il collegamento tra la rotatoria all'uscita della A4 e la rotatoria degli Alpini.
Il completamento della terza corsia della A4 tra Porto Gruaro e Noventa di Piave deve essere per tutti una priorità. Bene la mobilitazione dei sindaci della Venezia Orientale, male l'immobilismo del commissario per l'emergenza in A4 Fedriga. La deputata di Italia Viva, Sara Moretto, interviene così sui lavori di allargamento autostradale in A4 e in particolare sul mancato avvio dell'intervento previsto che lungo il tratto che attraversa il Veneto Orientale. L'assenza della terza corsia in questo tratto, afferma Moretto, crea un collo di bottiglia molto pericoloso. Una situazione di estremo rischio testimoniata purtroppo dal grande numero di incidenti e anche mortali che si sono verificati in questi anni. Dopo anni di commissariamento, ancora oggi assistiamo a rimpalli di responsabilità inaccettabili. C'è da chiedersi, visto lo stop dei lavori e il congelamento della New Co, cosa abbia fatto in questi 3 anni il commissario Fedriga per garantire la realizzazione dell'intera opera. E c'è da chiedersi se l'obiettivo era solo l'ultimazione dei lavori in territorio friulano. Per quanto mi riguarda, conclude Moretto, mi sono attivata col Ministero delle Infrastrutture per verificare l'effettivo stato dei finanziamenti. In occasione della giornata internazionale dell'ostetrica, il gruppo ostetrico dell'ospedale di Porto Gruaro con questo video vuol far conoscere le principali attività che l'ostetrica quotidianamente svolge in ospedale. La sua mission. L'ostetrica è il professionista della salute che assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio. Assiste il neonato e promuove la salute della donna in ambito ginecologico. Si definisce midwife dall'inglese, che significa colei che sta con la donna e che ne condivide l'esperienza della gravidanza e del parto. Si occupa della midwifery care, cioè assistenza olistica, aspetto fisico, emozionale e spirituale e personalizzata, ciò centrata sulla donna come persona unica con diritto di scelta. L'accesso alle nostre sale parto avviene attraverso il triage del pronto soccorso. Una volta giunte ai reparto, verrete prese in carico da noi ostetriche in collaborazione con il medico di guardia. Durante il travaglio la donna è seguita dall'ostetrica, che la prende in carico e la sostiene sia emotivamente che consigliandone diverse posizioni per alleviare e contenere il dolore. Il benessere del bambino viene controllato attraverso l'auscultazione cardiotocografica. Una volta nato il bimbo, l'ostetrica lo pone pelle a pelle con la mamma per favorire l'attaccamento precoce. Dopo queste 2 ore il bambino verrà affidato alle cure del nido e la mamma verrà accompagnata nella sua stanza di degenza. Noi ostetriche favoriamo l'attacco precoce al seno, già durante i primi attimi di vita del bambino e poi durante la degenza grazie al rumining. Care future mamme, dal momento che scoprite di aspettare un bambino fino a fine gravidanza è attivo per voi un percorso dedicato che comprende ambulatorio visite ostetriche ed ecografie del primo, secondo e terzo trimestre e l'ambulatorio della parto analgesia gestito dall'equipe degli anestesisti. Le ostetriche con le donne. Celebrare, dimostrare, mobilitare, unire. Il nostro tempo è adesso. Qualche volta dobbiamo tagliare un ramo di un albero che ci dà fastidio, perché è un ramo orizzontale, magari dobbiamo passare con rasaerba oppure i vicini si sono lamentati. La cosa che ci viene più spontanea di fare è prendere il seghetto, appoggiarlo ad esempio su questo ramo e cominciare a segare. Tuttavia, arrivati quasi alla fine, all'improvviso il ramo si piega, si sbrega, si spezza e porta via un bel pezzo di corteccia, lasciando una orribile ferita sulla parte rimanente della branca. Come evitare questo? È semplice, basta fare un sottotaglio, cioè un taglietto sotto. Per esempio, vi faccio vedere,
vado, è un po', la posizione è un po' disagevole, vado a tagliare qua sotto, poi faccio un vero e proprio taglio da sopra. Ecco che siamo riusciti a tagliare il nostro ramo in maniera abbastanza precisa, senza lasciare brutte ed antiestetiche slabrature lungo il ramo che è rimasto. Roberto Davide Valerio da Bejaflor, alla prossima. A Bressanone, sul terreno delle Brixenobi, le padrone di casa arrivano dopo due vittorie, quella contro l'Unterlandamen nel derby e il 7-0 contro la Spal, ma hanno poco da chiedere. Chi invece ha molto da giocarsi sul campo in provincia di Bolzano è il Portogruaro, che viene da diverse sconfitte consecutive e per colpa degli acciacchi è appunto è costretto a fare a meno di diversi possibili titolari. Mister Tomasello mette tutti e tre i nuovi acquisti di gennaio dal primo minuto in campo, ma sarà fin dall'undicesimo il Brixenobi a fare la partita. Pallone messo nel mezzo, la respinta della difesa del Portogruaro, ma Santin infila con un destro chirurgico sotto l'incrocio. Gran gol di Annalena Santin, che sblocca dunque il risultato dopo poco più di 10 minuti. Non si ferma il Brixenobi. Pallone all'indietro, respinta di Comacchio è sul tapin. Bilak, undicesimo gol in campionato. Siamo al ventesimo ed è già 2-0 per il Brixenobi, che non smette di attaccare, vuole mettere al sicuro la pratica, la squadra allenata da Marco Castellaneta. E poco dopo, con un'azione, lo vedremo, sugli sviluppi di calcio di punizione, raggiungerà il tris con la numero 7 Abler, che prima si vede parare una conclusione da Comacchio e poco dopo segnerà su calcio di punizione. Prima c'è un calcio d'angolo battuto dal Portogruaro con esito infruttuoso e Gallo quest'oggi in attacco per le Granata. Dicevamo di Abler, trentesimo minuto, grande calcio di punizione, palo e gol, nulla da fare per Comacchio, 3-0. Ed è anche per Abler il gol, il quinto in campionato. Ma dicevamo, non si fermano le padrone di casa. Pallone qui calciato dal centro dell'area, che trova la direzione di Stockner. Quinto gol anche per lei, siamo alla mezz'ora ed è già 4-0, ma non finisce la macchina da gioco del Brixen. Altra percussione sulla destra, pallone messo nel mezzo, la numero 9 Rainer devia in gol per la classe 96 e l'undicesimo gol in campionato. E poco dopo però non è finita, ancora Rainer, ancora con il destro, dodicesimo gol in campionato. Dunque scavalca la sua compagna Bilak, momentaneamente duello in vetta, che però si ripete poco dopo. Qui c'è stavolta Stockner, lo vedremo poco dopo il duello, ma stavolta Stockner al 59esimo con il suo sesto gol in campionato gira alla Bettega un invito centrale. E poco dopo il calcio dai 10 metri di Keshdorf trova l'angolo alla sinistra di Comacchio, dopo che la difesa del Portogruaro aveva tentato di respingere. Dunque Portogruaro che si prepara ad affrontare l'Isera nella prossima partita, e sarà una sfida decisiva per la salvezza, dato che si scontrano due formazioni divise da un solo punto e saranno appunto punti decisivi. L'ultimo squillo è quello di Bilak, che al 69esimo segna il dodicesimo gol in campionato, raggiunge dunque Rainer. Finisce così, il Portogruaro incassa il secondo 9-0 in trasferta consecutivo e si prepara alla partita più importante. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima.